buon pomeriggio a tutti. Abbiamo ritenuto opportuno di convocare questo incontro nel più breve tempo possibile perché siamo venuti a conoscenza di una notizia incredibile, una notizia per certi versi scandalosa. E si tratta, come è noto, come si sta via via diffondendo in queste ore, dell'aumento della tassa sui rifiuti della Tari del 14%. Un aumento voluto da questa amministrazione comunale, da questo sindaco, un aumento vergognoso sulla pelle dei meridini che già da maggio andranno a pagare di più sulla tassa sui rifiuti per le utenze che sono di propria competenza. È vergognoso assistere a questa notizia, peraltro una notizia avuta dagli organi di stampa, perché noi non siamo ancora a conoscenza del piano finanziario della ditta Bianco, che è la ditta che gestisce il servizio, perché non è stato ancora portato nella commissione competente. Si amministra, si governa questa città a suon di slogan, ancora una volta si continua a dare delle notizie attraverso la stampa e non attraverso gli organismi istituzionali competenti. Questa è l'amministrazione che aveva promesso la riduzione della tassa sui rifiuti del 30%. Questo era il sindaco che aveva promesso di ridurre la tassa sui rifiuti del 30%. Hanno vinto la campagna elettorale basandosi sulla buona fede delle persone che hanno creduto in questa promessa. Oggi vediamo completamente ribaltato il paradigma. È una vergogna per questa amministrazione che sta portando a questa città danni incredibili, sta portando l'aumento delle tasse, sta portando dei disservizi incredibili, anche sulla base di un altro fatto, è una vergogna, sulla base dell'inizio della raccolta differenziata spinta che vede la raccolta dell'organico. Vediamo delle dichiarazioni farneticanti dell'assessore all'ambiente che parla di percentuali bulgare sulla raccolta differenziata, mentre l'altro canto oggi si vede l'aumento della tariffa sulla pelle dei meridini, ribadisco. Noi oggi vogliamo spiegarvi il perché di questo aumento e soprattutto vogliamo portare a conoscenza di tutta la città questo aumento sulla tassa sui rifiuti. Nei prossimi giorni continueremo ad informare i cittadini di questa vergogna targata Mellone e la sua giunta, e lascio la parola ai colleghi che continueranno a darvi delle delucidazioni in merito. Sì, buonasera, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione in questo pomeriggio di sabato che non sicuramente può essere anche distolto da altre iniziative familiari. Finalmente Mellone cala giù la maschera, io direi. Dopo 3 anni conosciamo il vero volto del sindaco. Il sindaco che ha promesso, come diceva Lorenzo, il meno 30% sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti per conto dei cittadini. Oggi vediamo noi, attraverso cronache di stampa e non atti ufficiali, addirittura c'è stata notificata ieri in tarda serata la convocazione di Consiglio Comunale per il giovedì prossimo, al quale invitiamo cittadini a partecipare, un Consiglio Comunale molto atteso, molto intenso per le problematiche riguardanti la città di Nardò. Dicevo, è stato notificato ieri sera alle 19:30 il Consiglio Comunale senza aver alcun documento nelle nostre mani per visionare quelli che sono il piano economico finanziario di gestione per l'anno 2019 e senza aver mai nelle commissioni consigliari affrontato l'argomentazione. Questa è una cosa grave, come sono gravi le tante disattese al regolamento e allo statuto comunale che questa amministrazione ha tenuto nel corso di questi 3 anni. Dicevo, nel corso di questi 3 anni noi più volte abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale a tenere conto di quelle che erano le richieste, ma non personali della ditta della Progetto Ambiente, della ditta di conferimento rifiuti. Sono basate su atti giuridici, su cause vinte dalla stessa ditta nelle quali si chiedeva alle amministrazioni un incremento del costo dei rifiuti per il conferimento. Noi dicevamo più volte, abbiamo sollecitato di accantonare delle somme in attesa di una procedura definitiva che nel corso di questo anno è venuta, e stiamo parlando di circa 1,5 milioni di euro che l'amministrazione comunale intende spalmare per i prossimi 7 anni.
Quindi vincolare il bilancio comunale per 7 anni, non per questa amministrazione, neanche per la prossima, sarà anche l'altra ancora a dover dire fine a questa schifezza che è stata protratta nel corso di questi 3 anni. E un'altra questione scottante che noi abbiamo smascherato è quello del mancato pagamento della DEFA. Che cos'è la DEFA? È un tributo che viene corrisposto da parte di tutti i comuni alla provincia. E quel tributo non è che una partita a parte, una somma a parte, ma già c'è, è presente all'interno delle nostre bollette quando andiamo a pagare alla posta la nostra rata per la spazzatura. Per cui tutto quello che si dice oggi da Palazzo di Città è falso, è tendenzialmente falso, perché se è vero che esiste una somma alla quale nessuno di noi, mi ricordo che nel 2010 non eravamo neanche presenti nell'amministrazione, ci fu una mancata corresponsione dei pagamenti per 320.000 euro, solo per 320.000 euro, non è vero che sono somme che provengono dalla passata amministrazione, ma sono somme che si sono maturate nel corso di questa amministrazione, perché nel 2016 si fa rendicontazione 2015, così come per gli anni successivi. Quindi quelle somme sono già state pagate dai cittadini che hanno pagato il loro contributo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. E sono somme che sono state, erano già state introitate nelle casse del comune. Stesso discorso per quanto riguarda il pregresso di cui si parla di circa 1.200.000 euro, che non è vero, anche in questo caso è un falso. Non sono 1.200.000 euro, ma se andiamo a verificare gli atti passati, non quelli presenti e futuri perché non ne abbiamo, la rateizzazione che viene corrisposta alla provincia riguarda soltanto il passato fino al 31-12-2017, per cui dobbiamo anche considerare il 2018, il 2019 poi sarà a rendicontazione verificato per l'anno successivo. Però ad oggi noi ci manca anche l'importo del 2018, che è un anno già completamente chiuso, al quale non dobbiamo poi contribuire, perché queste somme, ripeto, e scusate se mi ripeto, sono già somme che noi cittadini, chi ha pagato il suo bravo bollettino, lo ha già fatto, per cui sono somme che sono prese nelle casse comunali. Un'ultima cosa e poi finisco: il fatto che si addebiti alla minoranza o ai gruppi di minoranza la mancata realizzazione sul territorio comunale di ampi impianti che ci permettono di conferire impianti di umido, quindi impianti lo smaltimento del compostaggio, ci permette di conferire l'umido a distanze diciamo prossime alla città di Nardò. Questo neanche è vero, perché noi abbiamo sostenuto, come sosteniamo, che mini impianti, piccoli impianti presenti nell'ambito del lago sono necessari, non sono diciamo di natura superflua, ma parliamo di impianti di 15.000-20.000 tonnellate, non di impianti di 60-70.000 tonnellate, quando dovrebbero, per poter funzionare, dovrebbero conferire rifiuti di tutta la regione e forse non sono neanche necessari e sono sufficienti per poter far funzionare quegli impianti. Su quello noi abbiamo sempre combattuto dicendo che il conferimento dei rifiuti deve avvenire quanto più prossimo possibile dalle città che vengono prodotte. Però da questo a dire che noi siamo i titolari o siamo tra coloro che ci siamo opposti alla costruzione di questi impianti, questo sicuramente non è vero. Come non sono vere tante altre cose che vengono sbugiardate, vengono messe in giro proprio per nascondere quella che è la verità. Chiudo il mio intervento dicendo: a questo punto noi sicuramente come opposizione chiediamo le dimissioni del sindaco per non aver rispettato il suo impegno con il quale in campagna elettorale ha ragionato, perché questa è la parola giusta, gli onesti cittadini, dicendo che lui avrebbe diminuito nell'arco di 3 anni il 30% il costo della bolletta della spazzatura. Un impegno che non ha mantenuto, per cui deve dimettersi e deve lasciare la carica di sindaco di questa città. Di conseguenza, quindi non chiediamo le dimissioni dell'assessore Arcano, perché
chiediamo alle dimissioni del sindaco, che l'artefice è responsabile di quanto sta avvenendo in questi giorni. Io mi fermo qui, poi eventualmente posso intervenire. Aggiungo qualche battuta dopo gli esaustivi chiarimenti che sono stati dati sia dai colleghi consiglieri Siciliano e Piccione. Credo che al di là dell'aspetto tecnico, quello che ci interessa è il dato politico di questa amministrazione della Giunta Melloni a distanza di 3 anni da quando si è insediata. Tra qualche mese sono circa 3 anni questa, che la città è amministrata dalla Giunta Melloni. Finalmente i cittadini possono toccare con mano le falsità che sono state dette durante la campagna elettorale del 2016. Un sindaco che ha promesso per questa città la rivoluzione totale, a cominciare dalle tasse. È vero, la rivoluzione è arrivata, ma all'opposto di quanto lui aveva programmato. Ha trovato un bilancio risanato per oltre 7 milioni di debiti fuori bilancio, ha trovato le casse perfettamente risanate, che oggi sta sperperando in investimenti che sicuramente non stanno migliorando la qualità della città, non stanno migliorando i servizi, non stanno passando le tasse. E oggi c'è il dato ufficiale più eclatante. La tariffa sui rifiuti solidi urbani aumenta del 14%. Sembra assurdo, cari concittadini, ma è proprio così, aumenta del 14%. Quindi fatevi un po' i conti con le bollette che avete ricevuto quest'anno e calcolate un 15% in più. Ma la cosa ancora più scandalosa è che questa amministrazione, il sindaco, si permette di addebitare questo aumento alla passata amministrazione dopo che lui governa già da 3 anni, dopo che lui ha ereditato un bilancio sanissimo, lo possiamo documentare, riesce ancora a dire altre falsità. Io credo che la gente debba veramente cominciare ad aprire gli occhi su ogni promessa che è stata fatta durante la campagna elettorale, perché è un dato di fatto. Noi tecnicamente affronteremo la questione del Consiglio Comunale di giovedì, affronteremo tutte le questioni che oggi vengono in un comunicato, secondo me, che non ha niente di veritiero, perché continua ancora, ripeto, dopo 3 anni, ad accusare la gestione dell'amministrazione Risi, e che sfidiamo il Consiglio Comunale a venire a dire quali erano i veri dati, quali erano le tariffe che venivano applicate e quelle che saranno le tariffe dal 2019. Stiamo parlando che Nardò avrà l'aumento sui rifiuti solidi urbani più alto nella provincia di Lecce. Stiamo parlando di somme che già, come diceva prima il consigliere Piccione, dovevano essere accantonate, che negli anni dell'amministrazione Risi, eccetto un anno quando c'era il dirigente Falco ancora al bilancio, non sono state pagate. Per il resto, in questi anni, non so, alla provincia non sono state pagate. Questo noi l'abbiamo denunciato, l'abbiamo detto più volte in commissione e consigli comunali, siamo stati anche ridicolizzati per aver detto cose che non stavano a loro dire, né in cielo né in terra. Oggi viene fuori la verità, come sta venendo la verità fuori su tante altre cose. Ecco, noi chiediamo ai cittadini di starci a fianco, di essere presenti in consiglio comunale, noi continueremo a batterci perché siamo convinti di quello che vogliamo portare avanti come progetto per questa città. Siamo convinti che questa amministrazione sta veramente portando alla rovina la nostra città. Sarà una mazzata per le tante famiglie che in un periodo di recessione fanno veramente i conti con i pochi euro che rimangono a disposizione alla fine del mese. È un sindaco, un'amministrazione che ha vinto una campagna elettorale su queste questioni, che non è riuscito a mantenerne una, perché vogliamo capire quali di tutte le tariffe che ci sono nel nostro bilancio lui è riuscito ad abbassare. Noi siamo pronti a votare insieme a lui sull'abbassamento delle tasse, ma deve dirci quali sono state. In 3 anni non c'è stata riduzione di nulla. Aveva promesso la riduzione delle spese elettriche per quanto riguarda gli immobili comunali, aveva promesso la riduzione delle spese telefoniche.
tant'è tagliò subito per far vedere che aveva fatto una riduzione di cellulari dei dirigenti. Se andiamo a vedere quelle che sono le spese sia di energia elettrica sia di spese telefoniche, sono quasi raddoppiate. Ecco, io dico ai cittadini, fatevi voi i conti, noi siamo abituati a ragionare sui numeri, sulle carte, e non su chiacchiere o su falsità di cui ci hanno riempito in tutti questi anni. Un ultimo dato: stiamo purtroppo sperperando quello che di buono avevamo costruito in questi ultimi decenni, e il segnale più forte ci è venuto anche dalla vendita della farmacia comunale, perché anche lì, per quadrare ancora meglio il bilancio, è stata venduta una dei servizi più utili a questa città, perché ovviamente la farmacia comunale rappresentava il fiore all'occhiello del servizio che avevamo nello istituto, soprattutto per le fasce più deboli. Noi speriamo che in questo consiglio comunale ci sia una importante partecipazione dei cittadini, perché loro stessi, dalla discussione che avverrà in consiglio comunale, si rendano conto di quello che sta accadendo. E per quanto ci riguarda, ovviamente, noi continueremo la nostra battaglia. Buonasera. Allora, la riduzione delle spese legali, il contenimento delle odezze delle bolli, la riduzione della tassa sulla TAV, sono tante promesse che hanno permesso all'avvocato Meloni di diventare il sindaco di Cardò, proponendosi come colui che avrebbe cambiato, rivoluzionato in meglio l'azione amministrativa e politica di questa città. A distanza di 3 anni possiamo affermare senza polemica e senza esagerazione che Meloni non soltanto non è un buon sindaco come Cardò, ma rappresenta una vera e propria sciagura per la città, perché oltre a questa contingenza dell'aumento delle tariffe pari al 14%, notizia peraltro appresa attraverso i social, attraverso la stampa, senza che nessuno di noi partecipasse nella apposita commissione per eventualmente determinare insieme qualcosa, per cui condivido quanto espresso dai colleghi della minoranza e faccio un invito a tutti i cittadini che ne abbiano la possibilità di partecipare al prossimo Consiglio Comunale, perché apprendano e vedano direttamente chi voterà l'aumento della TARI a Nardò dopo che Meloni aveva promesso la riduzione del 30%, promessa disattesa come tante altre. Per cui lascio la parola a consigliera Anita, perché in questo è stato detto già abbastanza. Grazie. No, io concludo dicendo, invitando i cittadini a partecipare al Consiglio comunale che si terrà giovedì prossimo alle 15:30 e ad ascoltare direttamente dalle parole del sindaco e dalla sua maggioranza quelle che sono le giustificazioni o le tra virgolette scusanti che proverà, come ha già fatto da un comunicato stampa che ha inviato, che hanno già ben spiegato i colleghi. Quando io dico solo due parole, quando io ho parlato alla maggioranza sono stata accusata dallo stesso sindaco di averlo fatto per un motivo completamente differente rispetto a quello che comunque è la realtà, e che oggi a distanza di 5 mesi mi dà atto che quello che quando ho abbandonato la maggioranza l'ho fatto con cognizione di causa, l'ho fatto per amore e per il rispetto che ho per i cittadini di Nardò e che mi hanno votato. Mi hanno votato sullo scorta di un programma elettorale che è completamente disatteso e che non ha rispettato neanche un punto ad oggi di quello che era stato promesso in campagna elettorale. Io sono abituata a metterci la faccia, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo, questo a tutela dei miei cittadini e di tutti gli elettori che mi hanno votato. Quindi ancora una volta, probabilmente il Consiglio Comunale è l'unico posto istituzionale di confronto che il sindaco rivolge ai cittadini per poter essere ascoltato, visto che comunque in altre sedi, pur se convocati, non rispondono. Vi invito a partecipare con noi e a stare al nostro fianco in questa battaglia che è sia per noi consiglieri di opposizione, ma per la nostra città che amiamo. Grazie. Grazie a tutti.